Buongiorno, benvenuti nella nostra cucina. Preparo la colazione per me e un po' di cose che mangeremo durante la giornata, quindi sfrutto questi 20 minuti, 25 minuti per fare queste cose e poi mangiare il mio pasto pre-workout. Una cosa fondamentale da dire è che il mio approccio è molto... definiamolo mindful, anche se non mi piace dare etichette. Di base, riassumendo quello che faccio, è vivo la mia vita senza stare troppo a badare al peso di ciò che mangio o se un pasto è più abbondante di un altro. Quello che sempre ho capito crescendo nel corso appunto degli anni è che davvero forzarsi a essere uguali ogni giorno, a pretendere da se stessi lo stesso livello di fame, di appetito, gli stessi bisogni, è davvero stupido e soprattutto non funziona bene per me. E quindi quello che faccio è adattarmi. Chiaramente ho tutti gli strumenti che mi occorrono per alimentarmi bene, per non avere carenze, per mangiare adeguatamente, però davvero uno dei miei obiettivi è essere low maintenance. Io non voglio dipendere da qualcosa di esterno per stare bene, sentirmi bene, stare in forma, funzionare e per esempio dover stare sempre con la bilancia e davvero stare sempre con la bilancia o con un'app magari per assicurarmi di non mangiare troppo, così da non prendere grasso, eccetera. Davvero non funziona per me, quindi di base mi ascolto e mi adatto di conseguenza. Quando ho più fame mangio di più, quando ho meno fame mangio meno. La mattina prediligo di solito le colazioni salate, ma sempre per il discorso che vi facevo prima, quindi per la glicemia e tutto, e le energie. E quindi questa mattina vado a prepararmi un omelette con delle uova, un po' di albumi in più per avere un po' più proteine, delle verdure, andrò a cuocere tutto con il burro ghee e accompagnerò dei mirtilli e penso, adesso vediamo magari delle gallettine. Allora, padella, ci mettiamo del burro, questo in particolare è burro ghee che gestisce bene le alte temperature, è meraviglioso, profuma tantissimo. Questo è il Jersey, quindi viene da mucche Jersey. Cioè, guardate quanto è giallo questo burro, buonissimo. Questa è una farm che sta qua vicino, sta due orette da qui. Ok, ora questo si scioglie e andiamo un attimo a preparare le uova per l'omelette. I tuorli chiaramente non li butto, dopo ci faccio una crema e me la mangio. I tuorli non li butto, ci preparerò qualcosa per oggi o domani. Anche qui non è che ho una formula, a volte due uova, altre volte quattro uova, altre volte uova con più albumi, davvero dipende. Se avete già visto il video della spesa, che è uscito sempre su questo canale un po' di tempo fa, tra l'altro grazie per tutti i commenti, avete chiesto ricette, avete chiesto altri video della spesa, ci fa tanto piacere. Comunque, se avete visto quel video, sapete che le uova vanno prese di ottima qualità. Ora, vanno prese. Fate un po' quello che vi pare, non vengo io a casa vostra a bacchettarvi se avete comprato delle uova scadenti, però per pochi centesimi di differenza avete un prodotto migliore, quindi ne vale la pena. Quello che vogliamo fare è far cuocere bene la base, aggiungere gli altri ingredienti e poi chiudere l'omelette e gustarla. Ovviamente, perché che la stiamo a cucinare fa se non per mangiarla? Dunque, non ho
spiegato le ragioni per il mio approccio alimentare, non che ce ne sia il bisogno, però magari qualcosa la dico, la accenno per far capire. Pesare ogni singola cosa che mangio o tracciarla magari con un'app o assicurarmi appunto di stare entro certe quantità, eccetera, semplicemente non funziona con me, perché io smetto di funzionare e completamente divento disconnessa, non riesco più a capire quando ho fame, quando non ce l'ho, quando sono sazia, quando invece avrei bisogno di più cibo, quando avrei magari bisogno di un alimento rispetto a un altro. Semplicemente smetto avere quell'intelligenza intuitiva, o meglio, non è che smetto di averla, ma non riesco più ad ascoltarla, non riesco più a connettermi con i miei reali bisogni, quelli autentici, e quindi di conseguenza sto male. E invece in questo modo ho proprio il mio fluire ed è bellissimo. Ok, ho assemblato la mia colazione, vado ad accompagnarla con qualche galletta e dei mirtilli che adoro, tra l'altro sono giganti questi mirtilli, vabbè, meglio per me. Buon appetito! Adesso una bella video ricetta, no, più o meno, una video ricetta parziale. Vado a preparare uno dei pasti che mangeremo più tardi. Pasta con questa crema di zucchine e gamberi. Per fare la crema di zucchine, oltre alle zucchine, mi serve tantissimo basilico, sale, pepe, un po' di aglio, un goccino d'olio, e ho usato un po' di questo, del dado vegetale in polvere, poco poco, per dare un po' di sapore, ma potete ometterlo e aggiungere spezie, eccetera. È positivo perché comunque mi aiuta ad addensare. Ah, ci ho messo anche un po' di miso. Comunque, adesso bollitore, acqua, appena è pronta ci botto la pasta. Lei è sempre qui con me, cioè non c'è, non, lei è qui, lei è qui. Se io sto in cucina, lei sta in cucina, perché se dovesse cadere qualcosa ci pensiamo subito noi. Eccoci, adesso mi rilavo le mani, perché non pensate male. Ludo ha 120 grammi, quindi a lui glieli peso. 121 grammi di pasta per Ludo. Allora, per prima cosa c'è Alex che sta registrando il video e in questo momento appena ha preso questa importante informazione: buttare la pasta quando l'acqua sta bollendo. Seconda cosa, per facilitarmi la vita, ho raddoppiato la dose in modo tale che poi dopo, una volta che dovrò scolare, la pasta la peso da cotta, metà va a Ludo e saranno i suoi 120 grammi, e il resto io me ne mangerò quanta me ne andrà. Ora, lei sta cuocendo, il sugo è pronto, quello che non voglio fare è continuare a cuocere i gamberi che sono cotti, quindi aspetto che arrivi a temperatura ambiente, poi ci aggiungo i gamberi, metto tutto nelle schiscette e ce la portiamo via. Mentre lei sta cuocendo, però, io mi accingo a cuocere le lenticchie, perché mi anticipo anche la cena. Dunque, quello che davvero mi aiuta nel quotidiano è sfruttare i momenti buoni per fare meal prep o comunque preparare gli ingredienti. Mi spiego meglio. Se mi ritrovo a dover fare tutte queste cose quando sono affamata, ho poco tempo e magari devo scappare da una parte o mettermi a lavorare, eccetera, davvero mi complico la vita. Quindi cosa faccio? Sfrutto tutti quei momenti opportuni per anticiparmi delle cose, che può anche voler dire semplicemente anticiparmi il sugo della pasta perché avevo quei 10 minuti, oppure lavare, tagliare e asciugare le verdure, riporle nei contenitori e metterle in frigorifero se so che devo usarle per la cena o per fare qualcosa il giorno dopo. Tutte queste piccole cose, oppure se per esempio ho bisogno di un minestrone, prepararlo, metterlo nei sacchettini e congelare, in modo tale che quando dovrò cucinarlo mi basterà tirar fuori i sacchettini. Sono degli accorgimenti, ma in realtà sono proprio delle azioni che una volta apprese e portate avanti davvero possono cambiare tanto il quotidiano. E per una persona che non è abituata a cucinare, oppure non, semplicemente non ci sbatti, non vuole stare tanto tempo a cucinare ma vuole mangiare sano, sono davvero cose che fanno la differenza.
ne consegue che è bene imparare a fare la spesa, perché quando si ragiona la giornata si fa fatica, perché si tende magari a prendere quelle due cose che servono giusto per mangiare quel giorno lì, senza prevedere quello che succederà i giorni dopo, il che non significa per forza attenersi a il menù magari che si è pensato, e magari neanche sappiamo quello che ci andrà di mangiare. Tuttavia, andare a fare la spesa preparati e giocando d'anticipo, quindi andando a comprare quegli ingredienti che magari ci potranno servire o che sappiamo che abbiamo comunque voglia di utilizzarli, è sempre meglio. In questo modo siamo coperti per più giorni. Sono dell'idea che il cibo va mangiato fresco e quindi non è che vado a anticiparmi chissà quanti giorni, però quando possibile congelo, quando possibile appunto mi do una mano. E aiutarsi quindi con dei menu settimanali, se come me non avete una dieta precisa da seguire, comunque se l'avete è davvero facile, e in quel caso avete anche le quantità, quindi vi basta sommare tutto, sapere quanto pollo andate a consumare in una settimana, quanto merluzzo, quanto riso, e vi assicurate di fare una spesa grossa con tutto quanto e poi dover tornare al supermercato un'altra volta, un paio di volte, per prendere cose fresche come le uova o il latte se lo consumate, e cose di questo tipo. Vi portate dietro un goccino di acqua di cottura della pasta, perché davvero vogliamo un effetto creamy. Questo è un modo per mangiare un post-workout che non contiene praticamente grassi se non tracce, perché davvero avrò usato 5 grammi d'olio per tutta la ricetta e per tutto il sugo ne è avanzato anche un bel po'. E di base basta avere un po' di pazienza e lasciar cuocere tanto le zucchine, che faranno proprio da sole una cremetta, poi vi aiutate col miso, vi aiutate con qualche altra cosa e avete un sugo molto gustoso e senza grassi, che potenzialmente potete sfruttare anche per un post workout salato, dove non volete avere più di magari 5-10 grammi di grassi. Final touch, basilico. Allora, cosa sono cosa? A parte le foto, basta, fatto, finito. Una delle mie ricette indiane preferite, Aloo Malak, è praticamente un contorno con patate, spinaci e, come potete notare, un po' di spezie. Abbiamo del limone, abbiamo della cipolla fresca, questa è cipolla rossa. Come spezie abbiamo il coriandolo, un po' di garam masala, il sale, red chilies, turmeric powder, che è meravigliosa, e questa qui Ing asafoetida, è praticamente un derivato da un particolare tipo di fennel, del coriandolo fresco, semi di cumino. La ricetta tradizionale non vuole che le patate siano già cotte, però un po' per ragioni di tempo, perché dobbiamo fare tante cose oggi, le ho precotte, quindi le ho cotte in le ho cotte nel ninja. Ok, allora, per prima cosa, padella che è pulita ma bagnata. So, first of all, andiamo a tostare i semi di cumino in padella. Potete usare l'olio che preferite o del ghee. Io sono indecisa, vado di ghee. Allora, ghee. Andiamo a cuocere fin tanto che l'aglio non cambia colore, dopodiché aggiungiamo la cipolla e lasciamo in cottura per circa 2 minuti. Dal momento che le patate sono già cotte, io ci metterò pochissimo a fare questa ricetta, quindi quello che vogliamo è semplicemente aggiungere le patate. Se sono crude è un conto, le mie sono cotte, metterò pochissimo
fare la ricetta. Le lascio quindi poco perché sono già morbide e non voglio che mi si spappolino. Aggiungo tutto il resto. Togliamo l'aglio, a meno che non vi piace, quindi tenetelo, mangiatevelo. Spinacino fresco. E lasciamo ammorbidire gli spinaci. Nel mentre tagliamo il limone. Voilà! Comunque nella ricetta tradizionale mettono un sacco di olio, di burro, e le patate sono ovviamente molto più grasse perché sono quasi fritte. A me davvero non piace tanto, soprattutto perché quello che ricerco è sempre un'ottima digestione di ciò che mangio. Forse incide il fatto che pratico tanto yoga ogni giorno, e da quando ho cominciato a praticare yoga in particolare faccio molto caso a come mi sento, e se sono appesantita, se mi sento che qualcosa non va a livello digestivo, ne risento tanto proprio durante la giornata, e di conseguenza questo condiziona come cucino e le fonti che mangio e i pasti che vado a comporre. Se un pasto è troppo grasso o ha troppe fonti alimentari, io sono sicura che andrò a digerirlo male, allora lo evito, e non ho bisogno di un pezzo di carta che mi dica questo, è semplicemente un qualcosa che so e di conseguenza conduco la mia vita. Quindi l'alo malak è pronto, adesso vado a fare il dal di lenticchie. Le lenticchie me le sono portate avanti, nel senso che ieri avevo quei 5-10 minuti per mettermi a lavare le zucchine, ho lasciato un secondo, sì, le zucchine, le lenticchie. Le lenticchie l'ho preparate in anticipo, ieri avevo quei 5-10 minuti per dare una lavata alle zucchine, lasciarle un attimo in ammollo, non è fondamentale per le zucchine, però male non fa, e le ho cotte, quindi adesso ci metteremo pochissimo a fare questo dal. Per questo sugo vi lascio gli ingredienti in descrizione, comunque è praticamente pronto, devo soltanto aggiungere il latte di cocco, circa metà confezione. Ho usato le lenticchie nere, ma ci sono benissimo altre varietà di lenticchie, per esempio le lenticchie rosse, però tendono un po' a spappolarsi. Se volete un effetto più cremoso, allora vi consiglio quelle. Questo bouquet di coriandolo fresco che è buonissimo e profumatissimo, e mettiamo un po' di foglioline all'interno mentre si continua a cuocere, e poi ovviamente a parte per decorare con un goccino di coconut milk. Sono sempre felice mentre cucino. Difficilmente mi metto a cucinare se non sono felice. Davvero non voglio cuocere troppo perché non mi piace molto quando le lenticchie sono cremose. Mi piace un effetto morbido, ma non che le lenticchie si spappolino. Questa è la consistenza perfetta. Quando si andrà a freddare si formerà una bella cremina. Adesso vado ad impiattare e poi a ultimare la ricetta. Quindi, quello che stavo dicendo prima, perché nel mentre qua continuo a passare il tempo perché faccio cose, eccetera, ritornando al discorso, giocare d'anticipo, la quinoa l'ho già cotta, l'ho lavata bene, molto bene, cotta, eccetera. Quindi, la nostra cena questa sera sarà il dal di lenticchie,
queste patate accompagnate con della quinoa, questa è quinoa sia bianca che nera, e per Ludo aggiungiamo del petto di pollo, credo, molto semplicemente, e io dipende, probabilmente starò bene così. Io attacco le patate. Io ho metà di queste e il resto.